Bentrovati e benvenuto al dottore Francesco Ossino, dirigente del centro Alzheimer dell'ospedale di Lentini, nonché componente dell'Associazione Italiana per la Psicogeriatria. Ho sbagliato? Giusto, sicuramente. Si avvicina l'autunno, l'inverno e desidereremmo chiedere al dottore Ossino che ci spiegasse se o no incidono i cambiamenti delle stagioni su quella che è la psiche, credo non solo degli anziani, ma un po' di tutto, ma soprattutto un'incidenza, penso, più forte ce l'abbiano per la loro debolezza gli anziani. Ma non solo gli anziani, probabilmente quello che risente maggiormente da questo punto di vista, gli anziani risentono poi, magari ne possiamo parlare alla fine di tutto questo, di quella che si chiama Sundowner Syndrome, la sindrome del sole calante. Quello che sicuramente tutti quanti noi abbiamo come effetti del cambiamento delle stagioni, riguarda tutti gli individui, non c'è un individuo in particolare che non risenta di questo. Ma più che il cambiamento della stagione, quello che è importante è sicuramente la modificazione della quantità di luce, no? Che interviene nell'alternarsi delle stagioni. La quantità di luce è così importante che addirittura nel nostro sistema visivo e nel punto di contatto tra il sistema visivo che è neurosensoriale e il sistema nervoso centrale esiste addirittura un nucleo che si chiama nucleo soprachiasmatico e questo nucleo addirittura irraggia le sue terminazioni nervose in una ghiandola. Si chiama ghiandola pineale o epifisi, laddove viene prodotta la melatonina. Tutti quanti probabilmente conosciamo, magari abbiamo preso in farmacia come prodotto da banco dei prodotti a base di melatonina e sappiamo benissimo che in effetti la melatonina viene utilizzata per regolare il ritmo sonnoveglia. Una parentesi, incide molto negativamente sui bambini che rimangono fino a tardi a guardare la televisione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Incide molto, abbiamo poco tempo per trattare Certo, questo è chiaro, è argomento, chiaro. Comunque, però io mi limito a ci limitiamo a dire dire bene che che vadano a incide e letto vadano a letto presto. e Esistono anche degli stiano. studi neurologici da questo punto di Certo. vista e sono degli studi molto importanti che hanno dimostrato come questa influenza sia un'influenza notevole. A letto ma senza televisione. A letto ma senza televisione, perché la televisione comunque con i flash di luce, torniamo Certo, sempre crea al un discorso problema, della certo. luce, tra le altre cose continua ad attivare il nostro sistema. Scusi la parentesi. Torniamo a quello che stavamo dicendo, è particolarmente importante, tra le altre cose sappiamo che nel mondo antico la festa del sole, che poi oggi noi chiamiamo col termine Natale avviene nel solstizio d'inverno, ma già anche gli assiri babilonesi col dio Baal o gli egiziani prima ancora di loro con il dio Ra festeggiavano proprio intorno al 25 dicembre la nascita del sole. I romani festeggiavano subito dopo i Saturnalia, in effetti, il Sol Invictus, che è appunto la festa del sole, quindi della luce che riesce a vincere le tenebre e in un certo senso ha il ritorno della vita. Quindi Cristo come vincitore, Sì, diciamo, sul in male. effetti il cristianesimo non ha fatto altro che mutuare già delle precedenti elaborazioni deiche, quindi che appartenevano comunque anche alle popolazioni pagane, insomma, quindi alle popolazioni politeiste. I popoli politeisti
politeisti sono dei popoli che comunque avevano dedicato al sole un dio, e di solito il dio legato al sole erano degli dei più importanti. Quindi il buio visto sempre come maligno, esatto, e il le sole tenebre, visto esatto, come... esatto, esatto. E, nella mia esperienza clinica, tra le altre cose, io dico sempre di aver così nel tempo aver avuto la possibilità di vedere come a partire dal mese di ottobre e quindi con il diminuire dell'irraggiamento solare, quindi della luce fondamentalmente, non è tanto un discorso di temperatura ma è proprio un discorso della luce, il ritornare molto spesso o un approfondirsi ancor più di quelli che sono i disturbi depressivi. Voglio solo ricordare che in Europa sicuramente abbiamo delle evidenze scientifiche, solo se pensiamo che le popolazioni scandinave hanno un'altissima percentuale di suicidi, e questo molto probabilmente è legato al fatto che ci sia un irraggiamento solare, una quantità di luce che è estremamente bassa rispetto a noi mediterranei, che siamo sicuramente molto più fortunati da questo punto di vista. Io veramente pensavo che si trattasse di noia, di popolo che ha tutto a disposizione, da beni materiali a partner, cose del genere, che poi l'avere tutto possa determinare il desiderio di niente, se non quello poi di togliersi la vita. No, esistono degli studi che dimostrano appunto tutto questo. Tra l'altro le popolazioni scandinave possono essere, sono quelle che hanno tra i più alti livelli di suicidio, proprio perché è legato a questo discorso delle tenebre, legato a questo discorso della depressione. Rispetto a tutte le altre popolazioni europee. Un'altra popolazione, ma lì abbiamo in effetti degli elementi di natura culturale, un'alta incidenza di suicidi avviene nella popolazione giapponese, ma lì è un fatto culturale, basti pensare al karakiri, quindi alla soluzione suicidaria che spesso hanno questo tipo di popolazione, ma lì è un fatto legato più a un discorso di tipo genetico culturale. E tornando per esempio alla nostra Sicilia, dove chiaramente operiamo, questo passaggio ora si avvicinano le ombre, poi si aspetterà il sole. Come va la mente dell'anziano? Ecco, questa è una domanda, ripeto, che meriterebbe sicuramente una risposta molto più complessa di quello che il tempo mi permette di fare. La mente dell'anziano non è diversa poi alla fine rispetto a quella del soggetto giovane. Diciamo che nell'anziano è molto più probabile che ci siano dei fatti di natura neurodegenerativa. Poco fa facevo un accenno al discorso della Sundowner Syndrome, cioè della sindrome del sole calante, la sindrome del tramonto, tra l'altro sindrome che è stata descritta da un italiano, cioè da Umberto Senin, geriatra dell'Università di Perugia. Bisogna che ci sia... Allora, l'anziano non è diverso rispetto a un soggetto giovane. Ha maggiore fragilità sicuramente. Ha maggiore fragilità, perfetto. Nell'anziano la presenza di un disturbo di tipo neurodegenerativo può creare quello che chiamo mondo orrorifico. Ma non è solo legato nel soggetto demente, ecco, quindi nel soggetto affetto da una malattia neurodegenerativa cerebrale, molto spesso al calar delle tenebre, quindi al calar del sole, si viene a verificare magari l'emergenza di un quadro allucinatorio, magari tutti sappiamo, e chi comunque in famiglia ha un paziente con una malattia dementigena neurodegenerativa
sa benissimo che durante la notte avviene il momento di maggiore agitazione, durante la notte avviene le alterazioni di natura sensoriale, perché l'allucinazione non è altro che una alterazione di natura sensoriale, nella quale ovviamente la famiglia riceve quello che è i maggiori disturbi, insomma, non dormire la notte, l'inversione del ritmo sonno-veglia diventa poi un elemento estremamente distruttivo per l'equilibrio, non solo per il paziente, ma per l'equilibrio della famiglia tutta. Quindi questo può verificarsi anche in stagioni, diciamo in belle stagioni, però in questo caso è legato esclusivamente all'alternarsi del giorno e della notte. Ricordiamo, a proposito di quello che dicevamo prima, a proposito della melatonina, che la melatonina assieme al cortisolo endogeno sono le due elementi che ci permettono di poter poter regolare il ritmo sonno-veglia. Poc'anzi lei parlava della famiglia, che tutto sommato poi sostiene il peso della demenza senile, che per fortuna credo che interessi dal punto di vista veramente mentale poco l'anziano, bensì chi lo deve accogliere. Ma come si fa a capire quando incominciamo, come si dice volgarmente, a perdere colpi? Cioè i primi sintomi dell'Alzheimer o altro? I primi sintomi sono sintomi estremamente sfumati, sono sintomi che in ogni caso rappresentano delle alterazioni delle varie sfere cognitive e sono estremamente complessi e soprattutto è molto difficile riuscire a poter fare una diagnosi precoce. Ad esempio, uno dei primi sintomi nell'anziano può essere il sintomo depressivo, ma che depressione non è. Certo. Da cosa nasce la depressione nel soggetto demente? La depressione nel soggetto demente nasce nel momento in cui il soggetto ancora cosciente si rende conto che le sue performance, quindi le sue capacità di natura sia psichica e psicofisica naturalmente, vanno scemando. Elabora nella prima fase ovviamente un disturbo depressivo e spesso si definisce sintomo prodromico, cioè sintomo che precede tutti gli altri sintomi. E può essere collegato per esempio alla perdita del partner o di un figlio? Perché tante assolutamente volte assolutamente ne sì. Ne soffrì tanto che morì. In geriatria ovviamente questi vengono chiamati life events, quindi eventi di vita. Eventi di vita che rappresentano assolutamente un elemento che ci fa crollare letteralmente, ci fa invecchiare letteralmente dall'oggi al domani. Io dico sempre che c'è anche un elemento di natura neurodegenerativa alla base di tutto questo. Non potrebbe non essere così. Chi non ha un processo di natura neurodegenerativa è protetto. Però bisogna anche dire che quello che il percorso normale sarebbe avvenuto nel corso degli anni può avvenire nel corso dei giorni con degli eventi così importanti. Ma dico, non è solo, mi perdoni, ma non è solo il problema legato ai life events, che così come bene ha detto sono degli elementi fondamentali da questo punto di vista, la perdita della moglie, la perdita del marito, la perdita purtroppo può avvenire anche di figli, insomma, eccetera. Sicuramente più penosa. Sicuramente più penosa, più dolorosa. Ma anche elementi che possono sembrare apparentemente non collegati, ad esempio le anestesie di tipo generale,
possono precipitare nei soggetti che hanno comunque sempre dei problemi di natura neurodegenerativa la patologia cerebrale stessa. Voglio dire, accanto al trauma, ad esempio una frattura di femore, che è una condizione, voglio dire, ormai non così infrequente, l'anestesia stessa, ecco perché ormai tutti i bravi anestesisti cercano di essere molto conservativi, laddove è possibile fare degli interventi in spinale e quindi fare degli interventi che sono sicuramente con minori effetti collaterali cerebrali. Però l'anestesia stessa può dare comunque, può accelerare, non dare, ecco, il termine corretto è accelerare un processo che è comunque in corso. A proposito di accelerazione o meno, si nota con molta facilità che ad esempio direttori di orchestra, professori universitari, giornalisti, tanta gente che continua a studiare, che continua ad operare, riesce ad essere non solo più longeva, ma tante volte a mantenere più capacità intellettive di chi invece si abbandona, cioè non legge, non dirige, non comunica, come se questo incidesse con il mantenimento ottimale delle facoltà mentali, o comunque di che cosa occuparsi per mantenersi meglio. Allora, sì, il cervello è un muscolo. Certo. E quindi come ogni muscolo va allenato. È chiaro che cominciare, avendo la terza elementare, cominciare ad allenarlo a 85 anni è difficile, ovviamente. Tant'è vero che i soggetti a più alta scolarità sono i soggetti che sono in un certo senso più protetti. E questo quantomeno per un duplice motivo. Il primo proprio perché, come dicevo prima, il cervello è un muscolo e le connessioni, muscolo ovviamente nel senso lato del termine, ovviamente le connessioni neuronali vengono stimolate dall'attività cerebrale. Se io leggo, se studio, se esercito una funzione importante, se cerco in ogni caso e ho avuto anche una storia di studi, di esercizi da questo punto di vista, ho più connessioni neuronali rispetto ad un soggetto che magari ha utilizzato napoletano, sì, diciamo tutte le persone che hanno avuto ovviamente una bella attività cerebrale di studio, di esercizi, eccetera eccetera. L'altro motivo ovviamente è, tanto per giustificare quanto stiamo dicendo, è che esistono delle possibilità che lasciano il tempo che trovano, in ogni caso, perché una malattia neurodegenerativa fa il suo corso indipendentemente, quindi non pensiamo di risolvere il problema in questo modo. In una realtà cittadina o paesana come la nostra, ad esempio, quali accorgimenti ci vorrebbero dal punto di vista urbanistico per rendere la vita più semplice, più sana a tutti, ma soprattutto agli anziani? Cosa suggeriremmo? Degli spazi di aggregazione, degli spazi esterni di aggregazione. Perfetto. La nostra città non è assolutamente attrezzata da questo punto di vista. Un po' tutti i comuni siciliani, tanto qualche eccezionale, oppure lei ritiene che sia il caldo? Io per esempio certe volte vedo la differenza che c'è fra noi e Francofonte, lì ci sono molti circoli, qua ma io circoli... le dico un'altra cosa, non solo un discorso di circoli che è verissimo, certo, quello che sta dicendo, ma io vorrei aggiungere anche che a Francofonte c'è una vita sociale esterna, sì, molto più importante, sì, rispetto a quella che c'è a Lentini. I due poli di aggregazione, ad esempio a Francofonte, sono le ville comunali, ne hanno due, sì, insomma, da questo punto di vista, e comunque sempre in ogni caso si tratta di di un'aggregazione importante. Quindi quella che manca a Lentini è quella esterne e interne.
interne sotto forma di circoli. La villa, per esempio, ultima domanda, mi perdone se sforiamo di qualche secondo, la villa come potrebbe essere più fruita dagli anziani, dai bambini? Ma io parlerei soprattutto degli anziani. La villa comunale dovrebbe avere la possibilità di organizzare degli spazi, ad esempio dei tavoli, magari dove giocare. Io ogni tanto, quando faccio qualche giro magari per i comuni siciliani, mi rendo conto che ad esempio in alcuni posti ci sono delle piccole piazzette con degli alberi dove comunque si siedono, giocano a carte, parlano, hanno una vita comunicativa, sociale e di relazione importante, cosa che qui totalmente manca. Dottore, purtroppo il tempo è scaduto, questa bella conversazione speriamo di riprenderla. Volentieri. Nel frattempo vediamo che cosa matura e avremo tempo di constatarla. Va bene. Grazie. Grazie a lei. A risentirci. Grazie.